Ciao amici, questa è una tappa speciale della nostra visita guidata perché siamo col branco di cavalli, penso più improbabile della storia. Abbiamo un cavallo zoppo che fa da guida a una cavalla cieca, una puledra orfana che è qui alle mie spalle, poi una pony albina che è la mamma di un puledro cieco e infine un'altra cavallina mezza zoppa. Quindi pensate che accozzaglia che abbiamo fatto e sono tutti qui, andiamo a conoscerli uno per uno. Eccoci con Nina, come diceva Sonny, Nina è una puledrina orfana, ovvero è stata trovata su una scarpata da un gruppo di escursionisti che l'hanno trovata in mezzo ai rovi da sola e quindi abbandonata. Sono riusciti a recuperarla, a portarla a casa con loro e dopo un periodo di ripresa è arrivata al nostro centro di recupero che era piccolissima, aveva bisogno di aggiunta di latte in quanto non aveva la mamma e quindi è iniziata per lei questa vita un po' particolare. È arrivata un mese dopo l'arrivo di Grifo e Azzurra, che conoscerete dopo, e quindi ha fatto subito amicizia con loro. Erano i due puledrini e sono ancora tuttora adesso i due ragazzi più giovani del nostro centro. E Nina, come potete vedere, è cresciuta tantissimo. Sul sito poi potrete vedere le foto di quando è arrivata. E adesso vive nel prato qui insieme a questo branco e ormai è diventata indipendente, nonostante si diverta sempre a giocare con Grifo, ma soprattutto con Garrapata. Lei Azzurra è arrivata da noi l'anno scorso, presa dal sequestro di Lunghezza. Azzurra è arrivata non da sola, ma bensì insieme al suo figlioletto Grifo. Come potete vedere, Azzurra è albina, quindi durante l'estate ha bisogno di più protezione rispetto agli altri. E diciamo che quando è arrivata era un po' una ponetta selvaggia perché a Lunghezza appunto vivevano un gruppo di cavalli abbandonati a loro stessi, però anche lei piano piano insieme a tutti gli altri è diventata più abituata a noi e quindi ci cerca o comunque riesce a stare così vicino. È una cavalla che diciamo arrivata teneva tantissimo a Grifo e lo proteggeva moltissimo da tutti gli altri. Adesso invece convive con Nina, da cui fa un po' la mamma adottiva, e insieme a Stella, Calippo e anche a Garrapata. Ed eccolo qui Grifo, l'ospite più speciale del nostro centro. Come potete vedere, Grifo è cieco. È cieco dalla nascita a causa di un'infezione che ha avuto agli occhi e la particolarità che appunto proprio non ce li ha più. E è un esserino molto speciale, è appunto il figlio di Azzurra e questa sua disabilità che ha fin dalla nascita non gli ha comunque chiuso le porte per divertirsi e giocare tutto il giorno insieme a Nina, Garrapata, però comunque come non ci si aspetta di solito da cavalli ciechi è anche molto autonomo, quindi lo si vede scorrazzare molto spesso per i prati e si diverte tantissimo a mordere, soprattutto i suoi compagni, ma anche noi. E quindi siamo molto contenti di aver accettato questa sfida e adesso di portarla avanti insieme a tutti gli altri. Lei è Garrapata. Garrapata è stata recuperata in provincia di Firenze, segnalata da un cittadino perché è rimasta ferita gravemente a una zampa posteriore. Per fortuna la ferita si è rimarginata, lei è guarita, però è comunque rimasta leggermente zoppa da quella gamba. E quando è stata trovata era comunque in delle condizioni molto critiche, era piena di zecche e quindi appena arrivata al nostro centro di recupero l'abbiamo curata e adesso è ritornata in piena forma. In questo branco ha trovato una grandissima amica in Nina, passano le giornate insieme, si divertono a rincorrersi e a giocare per il campo e in realtà anche in Grifo, non si direbbe, ma hanno imparato a conoscersi e adesso passano le giornate comunque molto vicini a farsi grooming, comunque a riposare. Eccoci qui con la coppia più bella del centro di recupero, loro sono Calippo e Stella. Calippo
Calippo è stato tra virgolette ereditato perché era stato ceduto ad una fondazione e invece Stella aveva una proprietaria che quando lei è iniziata a diventare cieca non aveva le capacità per gestirla. Stella è diventata cieca a causa di una uveite e loro due si sono trovati. Adesso Calippo fa il cavallo guida di Stella e passano le giornate sempre insieme, come li vedete adesso. E sono molto carini insieme anche perché Calippo ormai è zoppo quasi da un anno e mezzo e quindi vanno un po' in giro a rallentoni, e però non si perdono mai di vista. Grazie mille per averci seguito con questo branco particolare e grazie a voi noi possiamo continuare a gestire e comunque prenderci cura di tutti loro. Continuate a seguirci con i prossimi ospiti.